ragazzi, Pussole Paparotti Gamers, come state? Tutto bene? Spero bene. Cosa stai facendo? Voglio venire anche io. Ma voglio vedere cosa fai. Allora, siamo in 100.000, come potete vedere, facciamo vedere. C'è Ferruccio con Dante dietro. Non ho capito cosa vuoi fare. Ma guarda cosa fai. Vabbè, scusate, questo episodio non doveva andare così, ma io volevo semplicemente shoppare un po' oggi. Oggi voglio mettere... Ma amore! Non so cosa stia per fare. Comunque dicevo, volevo spendere un po' di soldi. E visto che nello scorso video abbiamo visto che ci sono un sacco di cose da fare, oggi spenderemo 100 euro. E sono anche andato a prendere il cuscino, perché sennò ero troppo in basso. Sì, oggi voglio spendere 100 euro, amore, in pinguini. Mi dai il permesso? Vediamo 50, adesso vediamo quanto costano. Scegli un mezzo di trasporto. Strollers. Aspetta, un mezzo di trasporto con cui posso andare. La banana. La banana, carta. Fantastico. Devo provare a guidare tu, no? Perché sì, non saresti capace. Okay. Vai, che io sono. Vai, guida. Con WASD? Sì, con WASD. Bravo. Devi andare. Bravo! Nel cono gelato. Ma io sono un pro player. Barra spaziatrice? Bravissimo. Cosa? Nel cono gelato? No! Lui è proissimo. Ma tu hai qualcosa che ci aiuti? Serve qualche formula magica? La formula magica! Allora, devi sapere, vedi che qua sono dei pinguini. Ok. Che io adoro, quindi. Esatto, secondo te qual è quello che vale di più? Quello giallo. Ok, sei sicuro? Guarda bene. Quello blu. Azzurro. È un aggiornamento nuovo che io non sapevo e devo cercare. Tu mi sa che non sei a fuoco, vieni un po' più indietro. Allora. Dobbiamo spendere un po' di soldi oggi. Me paghi tu? Soldi virtuali o soldi veri? No, soldi veri. No, soldi veri. Quant'è il portafoglio? Ma cosa mi è successo, raga? WASD, vedi cosa? Vai. Ti giri, puoi vedere. Bravo. Bravo! Quello sei tu, quello che abbiamo detto 143. Certo. Che figata. Vediamo quanto costa. Se costa il bar, ma non ci frega niente. Noi dobbiamo comprare il pesce dorato. 225 euro? No, sono più o meno, se non sbaglio, 2,50 euro. Quanti ne compriamo? Ho 3.400. Due. Se volessimo comprare 50 euro, 50 euro diviso... Non lo so fare questo calcolo, che non so che calcolo. Prendine 3. Ma che 3? Ne prendiamo almeno 15. Ma la miseria. Siamo già a 5 euro spesi. Ok? Poi... Dovrebbe essere più o meno 200, sì, 2 euro e mezzo. Con questo facciamo 7 euro e mezzo. E poi però ricordo che non ho 10 euro per comprarmi delle cuffie. Sono povera. Vabbè, ma per i video devo investire. Va scusami. Bene. Però loro non devono spendere tutti quei soldi. No, loro non li spendono. Io dico sempre che io li investo per fare i video. Voi non dovete spendere tutti questi soldi qua. Esatto. Racconta le barzellette mentre io compro i pesci. Sapete cosa fa un gatto in tangenziale? Miau. Esatto. Mi prendi un tè così te? Secondo cassetto, grazie. Mi hai appena bevuto un succo. Nessuno ne ha la prova. Io sì. Io intanto sto continuando a comprare pesci, scusate. Perché chi non dorme... Non piglia pesci. Sì. Chi dorme... Ma qui c'hai una... Stai zitto, tu non hai visto niente. C'è la dispensa. Non hai visto niente. Volevo dire che chi non dorme piglia pesci. Ecco, quindi... Stai zitto, io non dormo e quindi sto pigliando pesci. Quei 50 Kinder Bueno nascosti. Ma è vero che li ho comprati. Dammene uno. Scusate, dovete sapere che ho fatto una dispensa qua nel mio studio. No, dammi il Kinder, dai. Allora, uno zucchero per volta. Beh, dai, dammi il Kinder, amore. Se non prendi il Kinder non riusciremo mai a trovare il pinguino di avanti. Guarda, ce ne faremo una ragione. No, non ce la faremo una ragione. Avete presente quando nelle storie mette... sono ritornata al peso preparto perché con la dieta veramente sono stata attenta, ho mangiato bene. Guarda che veramente sono stata attenta. Abbiamo 10 pesci. Abbiamo speso 25 euro per ora. Vai, schiudili. No, non è che devo. Non è un uovo, amore, non vedi che cos'è? È un pattinaggio artistico. È un pesce d'oro. Quindi vedi che sono tutti questi pinguini. Io lancio questo pesce. Il pinguino che lo prende diventa mio. Di diamante. Sì, ma è l'ultimo tipo. Quindi. Ma allora fallo venire, tiraglielo in testa quando gli sei vicino. No, purtroppo è randomica la cosa. Chi l'ha preso? Non lo so. Chi arriva da noi? No, uno schifo normale! Con cosa si lancia lo lancio io? Vai, ce la faccio lanciare a te. Scegli dove vuoi con WASD e premi il mouse. Soffre. Dopo ne facciamo aprire uno Dante e uno Ferruccio. Ti immagini se con Ferruccio mi esce quello diamante, stanotte dormo con tuo padre. Guarda, guarda.
Guardo che guarda, quello, guarda quello nero. È finito sotto la scaglietta. Ho sete, dice questo. Guarda. Guarda. Nero, nero che fa schifo, un pinguino. Beh, è già un po' più. Però era sotto, guarda. Vedi, io c'ho quello lì di davanti, si è incastrato. Niente. Ferruccio! Vieni a mangiare un pesce! Devi fare un balletto? Io. Esatto. Per fortuna sono fuori. No, no, abbassati. No. E mentre balli io lancio il pesce. Questo è il pesce di Ferruccio, vai! Cosa fare? Non lo so, vediamo cosa... No, continua a ballare, non devi smettere! Perché se smetti c'è il pinguino nero. Andiamo. Vediamo chi arriva. No, fa schifo, Ferruccio. Schifo. Non lo fare ad altri. Non ho capito cosa devo fare. E dovevi ballare meglio, scusa. Non ho capito, scusa. No! Ma dove... Ah sì, dicevo, è arrivato quello d'oro. Allora, Dante, l'altra volta mi hai fatto trovare il leggendario. Cibo. Forza, Dante. Amore, premi qua. Facciamo vedere a voi che lui premerà. Forza, amore. Andiamo. Oh. Non lo so se ha premuto. No, non ha premuto. Forza, amore. Ha premuto. Ha premuto. Ha premuto. Oh, il mio bambino. Oh, il mio bambino. D'oro di diamante. D'oro di diamante. Nero. D'oro di diamante. Nero. No, amore. Nero. Oggi sei stato sfortunato. Provo io. Fagli fare un balletto mentre lo lancio. Oh, mio marito e mio figlio ballano. Perfetto, perfetto. Guarda, è diventato notte per me. Abbiamo la fortuna. Mi muovo nel frattempo. Oh, d'oro di diamante. D'oro di diamante. D'oro di diamante. Non vedo. Dai, ma che schifo. Faccio io, facciamo cambio. Non deve fare il balletto. Stai pronta? Aspetta. Ti dico io quando è. Vai. Sei pronta? Vai. Non stai ballando, balla. Deve essere il ballamento. Ok? Eccolo qua. Eccolo qua. Guarda il pesce dorato. Guarda quello dorato. Voglio quel diamante. D'oro di diamante. D'oro di diamante. Che schifo. Dai, ma 25 euro buttati via così. Dante, stai facendo vedere che ho la patta aperta perché ho mangiato troppo. Vai amore, vai, abbiamo ancora il nostro allora, del credito. Allora, zainetto, cibo. Questo è quel pane. Questo è l'ultimo, poi ci sono io, voi andate via e ce la facciamo noi. Io mi sposto, perché qui non è una buona vai, zona. Dai bacio a papà. Grazie, sei molto gentile. Qua, a vai. Sorpresa. A sorpresa, arrivano i pinguini. D'oro di diamante, non entrare. D'oro di diamante. Vai, sono avvicinati anche quei d'oro. Dai, ma che sfiga. Tieni amore, via. Siete una vergogna. Tu porti sfortuna. Super Dante. Super Dante al rapporto. Ce la farai tu. Forza. Abbiamo gli ultimi tre ragazzi. Facciamo che adesso non guardo. Mi faccio seguire un po'. Non mi segue nessuno. Non voglio vedere raga. Chiudo gli occhi e quando li riapro trovo un pinguino di diamante. 5 4, 3, 2, 1. Un dannato. Non è ancora arrivato? Dai, ma che schifo! Perché? 25 euro buttati. No, ne ho ancora due. Non è mai detto. Non è mai detto. Oh, incrocio qualsiasi cosa. Non sto sbirciando. Dai, ma raga, quanto è la percentuale? No, non è possibile. Non è possibile. Quanto è la percentuale del d'oro? Fatemi vedere. Allora, diamante 2,5. Ok, d'oro 10%. 1 su 10. 87. Va bene. Quindi vuol dire che se ne abbiamo aperti 10, abbiamo l'ultimo. L'ultimo, in teoria, secondo la logica, dovrebbe essere d'oro. Vediamo. Aspetto qua. Che sfortuna, ragazzi. Sono stata proprio sfortunata oggi. Che delizia. Dai, un altro schifo. Sì, vabbè. Vabbè, niente. I miei 25 euro sono stati buttati via. Sapete che cosa faccio allora? Piango. Ecco, questo che voglio fare è piangere. Andiamo a casa. Cosa me ne faccio adesso di 10 pinguini? Cosa ci rimane poi di food?
ci rimane in un altro video che voglio fare il platano dorato, non mi ricordo per che cosa, la palla di fango, quella degli scarabei, nei box la tigre lunare, ne apro una, dai, vediamo, magari mi esce quella d'oro, non lo so. Tigre lunare normale, no dai, ma che schifo, ma sono troppo sfortunata, oggi non dovrei aprire più nient'altro. Ah no, mi avete detto che bianca lunare, vabbè, sempre meglio di niente. Ma quella d'oro, ultra raro, voglio aprire tutti adesso. Regali, no, tutti no, ci metto troppo. Dicevo che ho visto che c'è il passaggino con la ranocchia, ma devo capire dove si prende. Bianca ancora, andiamo un attimo nei gift, perché saranno cambiati i gift. No, non è qua. Dove si prende il passeggino con la ranocchia? Forse quelli che cambiano ogni tanto? Non lo so. Vabbè, per ora non prendiamo niente con la ranocchia. Ma questo pet che cos'è? Che carino! Raga, mi sono persa un sacco di pet. Io non l'ho mai visto questo qui. Mai, mai, mai. Ed è bellissimo. Magari può anche nuotare. Quindi, oggi c'è il sole. Tra un po', tra 36 minuti... c'è quello del deserto, tra un giorno c'è il sole, 5 giorni l'autunno, poi quando piove mi avete scritto che posso ottenere degli altri pet, boh, cose un po' strane, che imparerò strada facendo, esatto. Sono molto triste, neanche un pinguino mi è uscito, eppure con il ballo di Ferruccio, con il ballo di Dante, con il ballo di Ale, sto cercando di vedere quei pet che non conoscevo, quali erano. Allora, il camaleonte avevo fatto in tempo a giocare, questo, il capricorno che mi sembra che però me l'abbiano dato gli admin, questa farfalla diamond mi sa che non ce l'ho, nemmeno questo uccello qua, che è quello che... ah, golden platan, mi sa che è questo qua, platano, quindi ce l'hai bisogno quando piove nel pet shop, quindi dobbiamo venire qua quando piove per aprirli e cercarla di far uscire. Poi dicevo, il corvo ha perso un sacco di valore. No, il corvo sta all'8. Questo qua, anche questo, io non ce l'ho. Vale come un Christmas. Il Christmas è sceso qua, il farm è qua e il jungle è sopra di uno. Io dovrei averne ancora un po' in giro. Io questi non li conosco. Wow. Ah, questo lo compravi ad Halloween. Aiuto, io non ce l'ho. E immagino che non si possa più avere, quindi potrà darlo in qualche maniera. Stessa cosa a questo. Che carino, Strawberry Bat Dragon e Frost Unicorn. Vabbè, io tanto lo scambio, sicuramente riuscirò ad ottenere qualcosa di figo. E me ne mancano tanti, raga, me ne mancano tanti. Devo dire che devo ricominciare la collezione. Vediamo qui se c'è qualcosa che mi interessa. No, perché sono in un server normale, non sono in un server ricco, quindi non ho... boh, non ho alcun interesse a fare qualche trade. Dovrei andare in un server ricco a scambiare un po' di cose. Voglio vedere se sono delle case nuove. Oh, ma che... chi vi ha fatto entrare in casa mia? Chi vi ha dato il permesso di entrare in casa mia? Chiudi la casa. Le mie case. Aggiungi nuovo. Allora, queste c'erano già. Casa bunker. Non l'ho mai vista la casa bunker. Questa non ce l'ho, il castello non ce l'ho. Un bel po' me ne mancano. Avevo fatto in tempo a prendere quella della spiaggia, mi sembra, ma poi non l'avevo ancora sistemata. Mi sa che c'è qualcosa di nuovo. Accogliente, space flat, a very important. Che carina. Voglio vedere la casa bunker. Che carina, biodome, home, royal palace, igloo, super carina. Mi consigliate una casa da fare in uno dei prossimi episodi, visto che poi ricomincio a giocare con Franci? Me la consigliate voi? Adesso sono con, ve lo giuro, 7,50. Voglio vederla com'è. Questa me la compro io. Deve essere bruttissima. Oddio, ma cos'è? Un buco. Ah, è un bunker, è sotterranea. Raga, è terribile. È terribile, qui posso nasconderci i soldi. I sordi. Oddio, orribile. Ma cos'è questa cosa? Ma Adobe, come ti... mi mette un'angoscia, sembra la cosa di mamma perso l'aereo. Mi mette un'angoscia assurda questa casa. Ok, già questa stanza un po' meno. No, non... l'ho comprata per curiosità, ma non mi piace. Quindi per favore scegliete voi una casa bella che posso fare
e deve essere una casa nuova del nostro ritorno di Adobe Mia, arredata, fatta bene, e quindi dovete consigliarmela voi. Brutta, non mi piace proprio. Cavolo, perché non può piovere? Tra quanto piove? Tra 8 giorni. E come faccio? Mi metto la sveglia che tra 8 giorni devo venire per cercare di far uscire quel dannato uccellaccio. Sì, dovrà essere così. Che tra 8 giorni entro e vado a vedere il dannato uccello. Sono curiosa di vedere se la scuola è cambiata o se è rimasta praticamente uguale, identica. Certo che in un anno potevate aggiornare qualcosa, tipi di Adobe Me. Cioè, non voglio dire, però, vabbè. È rimasta perfettamente identica. Identica! Che cos'è giochi di ruolo? Non ho capito che cos'è giochi di ruolo, però premendo non vedo niente, quindi sarà che non potremo ancora fare niente? Non lo so. Aspetta che apro 3 uova, vediamo se magari il giorno della sfortuna mi fa uscire un leggendario. Se mi esce un leggendario ve lo regalo nel prossimo video. Assolutamente, perché qua 4% in realtà hanno abbassato la comune. Tra l'altro non so neanche se l'avevo. Hanno abbassato 4% leggendario o è sempre stato lo stesso? Non ce l'avevo, anche se comune, giuro, non ce l'avevo. Perché avete visto che non ho il per 2, per 3, per 4. Ottimo. Ma perché mio figlio sta facendo il gatto? Fa miau. Qua c'è uscito un ultra raro. Anche il drago di Komodo non avevo. Beh dai, fortuna. Avevo avuto sfortuna prima. Ultimo uovo di oggi. Il drago di Komodo mi fa un'ansia. Ve l'ho detto che ho visto un video che mangiava una capra intera. Tipo io così, assurdo. Però vabbè. Leggendario. Un altro drago di Komodo. Vabbè, aspettate, voglio giustamente un leggendario. Mi sento che qua c'è un leggendario, perché io me lo sento, io credo nel cuore delle uova, ci credo, ci sto credendo, guarda come ci credo, zio. Un serpentello bungaro marino dalle labbra gialle. No, è che qui non ci ho creduto molto, ma sono sicura che ora invece ci crederò molto, eh. Ci credo. No, raga, volevo dire che non ci credo nemmeno adesso. Poi mi avete detto che il pulcino è scambiabile, quindi devo assolutamente andare a tradare il pulcino con qualcuno. Ho un po' di cose da bere, ma le scopriremo più avanti. Ho qualche uovo figo qui. Uè, guardate quanta roba c'è da scambiare, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5 di Natale, 4, 5, 6 della mucca e 5, 6, 7 jungle. Uovo rana. Però questo è un pet, giusto? Sì, è un pet. È un dance quando l'ho scoperto, un girino. 2 safari e basta. 14 cracked, non so che cosa me ne farò mai nella vita, ma vabbè. Ragazzi, io ci ho provato. È andato uno schifo. Ho speso la mia paghetta settimanale per avere un pet, un pinguino di diamante. Non l'ho ottenuto. Ma ci ho provato, quindi l'importante è provarci. Vi mando un bacio e nel prossimo video ci sarà Franci, quindi sono sicura che apprezzerete. Ciao amori grandi, andrà meglio la prossima volta.